ripreso un fortissimo interesse per il sito del villaggio pescatore quando c'è stata questa scoperta di, diciamo, di non proprio di una zampa, ma di queste tre dita che sporgevano su una lastra. Questo reperto, che poi si è rivelato essere, per così dire, la mano del futuro Antonio, si trovava proprio così. Chi l'ha visto, è visto per caso, è stata la laureanda Tiziana Brazzati, che sul posto svolgeva una ricerca per la tesi di laurea. Entro in campo in maniera inconsapevole nell'arco, ecco, di tutta la storia della scoperta di questo giacimento paleontologico nel 1994, quando ero una laureanda della Facoltà di Geologia di Trieste. Mi era stata data una tesi dal professore di paleontologia e micropaleontologia che svolgevo in maniera laboratoriale all'università e poi assegnata casualmente una tesina in rilevamento geologico. L'area che mi era stata data andava dalle foci del Timavo fino a questa cava dismessa che si trova qui nei dintorni, qui del giacimento paleontologico. Sapevo che in zona erano stati rinvenuti dei dinosauri. Addirittura mi sono messa a carponi a camminare, insomma, così, come un gatto, un cane, con il mio martelletto, il quadernetto da campo, la bussola. Niente, mi sono addentrato, ho lasciato stare questa zona e ho percorso un breve tratto spostando cespugli, alberi, eccetera, e mi sono accorta che poco più avanti c'era un affioramento. Quella era proprio la mano di Antonio. Erano tre ossa, in pratica, queste tre ossa qua, della mano anteriore di Antonio. Queste, esclusivamente queste, si vedevano poste proprio come impresse sull'affioramento calcareo. Effettivamente la posizione in cui adesso noi le vediamo non è questa. Il dinosauro è stato rinvenuto con questa parte di arti come fosse su quella superficie, su quell'affioramento. Quindi è capovolto rispetto a come noi lo vediamo. E sono tornata a casa e ho chiamato il conservatore, il dottor Ruggero Caligaris. Poi è stato avvisato anche il dottor Sergio Dolce, che era il direttore all'epoca del museo. E dopo qualche giorno siamo venuti a fare insieme un sopralluogo per verificare quello che avevo visto. Il risultato più importante di questo sopralluogo su queste tre dita fossili è stato un primo assaggio, diciamo, che ha permesso di capire che c'era una connessione e una continuità con un fossile che stava sotto. Purtroppo il reperto non è stato possibile recuperarlo in quel momento, ma sono state date poi indicazioni per poter fare scavi tra il 95 e il 96 e lì hanno recuperato un primo pezzo. Sono state fatte poi delle campagne successive di scavo tra il 1997 e il 98 che hanno portato poi ad affettare completamente questa parte di collina per recuperare tutto il blocco in cui era contenuto Antonio. Si è proseguito chiedendo di nuovo una concessione di scavo che arriverà però più tardi, ma grazie ad un intervento, ad un contributo del Ministero, da parte del Ministero dei Beni, un contributo di allora di 300 milioni di lire, è stato possibile avviare poi lo scavo che ha permesso di portare al recupero di Antonio.